Bene, buongiorno. Io vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con i webinar del progetto Impavat. Questo è il secondo webinar di 10 webinar che dedicheremo a varie tematiche che vengono affrontate all'interno del progetto. Sono 10 pillole di 45 minuti circa in cui vogliamo un po' illustrare quelli che sono i contenuti del progetto e della piattaforma sviluppata nell'ambito del progetto stesso. Il webinar è strutturato in due parti, una prima parte in cui terremo una presentazione, prima brevissima sul progetto e poi sul tema del giorno, e poi uno spazio finale in cui è possibile fare domande e risposte attraverso la funzione che trovate in basso sullo schermo, o eventualmente anche poi successivamente tramite email. Io sono Luca Galeasso, sono responsabile per Environment Park del progetto Impavat. Il progetto Impavat è un progetto europeo. Environment Park, per chi non ci conosce, è un parco tecnologico per l'ambiente con ormai circa 20 anni di esperienza in campo di innovazione, in particolare innovazione ambientale. I nostri ambiti di specializzazione sono 5. Il green building, quindi tutto ciò che riguarda la qualità ambientale ed energetica dell'edilizia, l'energia, quindi tutto ciò che concerne l'utilizzo di fonti rinnovabili e soluzioni per l'utilizzo razionale dell'energia, il settore green chemistry con un laboratorio dedicato interno che svolge attività anche su progetti europei di valorizzazione della biomassa per scopi energetici e per il recupero di sostanze utilizzabili in altri processi. L'ambito Clean Technologies, nell'ambito del quale siamo anche coordinatori di un polo regionale di innovazione per la regione Piemonte con circa 150 imprese aderenti, e in ultimo il settore delle nanotecnologie al plasma, anche con un laboratorio interno dedicato che svolge trattamenti al plasma su materiali di diversa tipologia. Nell'insieme abbiamo realizzato più di 900 servizi nell'arco di questi circa 20 anni, sia per pubbliche amministrazioni che imprese private. Il progetto Impavat coinvolge 6 partner di 6 paesi diversi, ognuno con delle competenze specifiche in materia di assistenza e supporto alle imprese in tema di energia. Da cosa nasce? Il progetto nasce dall'idea, o meglio dalla necessità, che presentano molte aziende, molte organizzazioni, di superare delle barriere che ostacolano i percorsi di efficienza energetica, barriere di vario tipo, ma che spesso sono barriere che hanno a che vedere con la mancanza di tempo, la mancanza di risorse, la mancanza di conoscenze adeguate ad affrontare il tema. Quindi l'obiettivo del progetto è, attraverso una piattaforma di contenuti formativi e informativi, supportare le aziende e le organizzazioni più in generale a sviluppare le competenze dello staff rispetto a questo tema per migliorare le politiche aziendali e migliorare No, secondo me la no, ma capacità di implementare siamo percorsi quattro. di efficienza energetica. Quindi una piattaforma web gratuita per la gestione energetica aziendale sia del settore industriale che del settore terziario, con una serie di strumenti, di tools molto operativi, di immediata possibilità di utilizzo, fatti su misura. Questa è un po' la caratteristica, cioè una piattaforma che fornisce dei contenuti customizzati rispetto al profilo dell'azienda, con anche una rassegna di buone pratiche di casi aziendali che hanno realizzato delle azioni di efficienza energetica con cui è possibile confrontarsi. Il destinatario è quello che abbiamo chiamato Mrs. o Mr. Energy, cioè la figura che pur non essendo magari nominato come energy manager nell'ambito di un'azienda soggetta a obbligo di nomina o comunque non ricoprendo questo ruolo formalmente, si trova però a confrontarsi col tema dell'energia. Quindi può essere una figura che magari ha già delle competenze ambientali all'interno dell'azienda, o può essere una figura che, per
pur svolgendo altre mansioni, magari legate più alla produzione, magari legate più ai servizi generali di manutenzione, ha però a che fare con il tema dell'energia. Sulla piattaforma queste figure possono trovare delle raccomandazioni, dei materiali, degli strumenti per migliorare e controllare i propri consumi e potenziare e migliorare le conoscenze del personale aziendale di tutte le varie funzioni interessate al tema energia. Schematicamente la piattaforma come funziona? Vedete in basso le varie figure aziendali che possono essere interessate ai contenuti. Queste possono accedere o direttamente o tramite la figura di Mr. Energy che le inviterà a usufruire e a registrarsi sulla piattaforma e quindi aprire un account, potranno trovare diverse tipologie di contenuti. La direzione aziendale sarà magari più interessata a contenuti relativi agli incentivi disponibili piuttosto che a confrontarsi con altri casi di aziende o accogliere in pochi secondi quelli che sono i benefici di un percorso di efficienza energetica. L'ufficio acquisti sarà interessato a strumenti che lo aiutino nel processo di approvvigionamento. Il personale tecnico avrà bisogno di materiali di carattere appunto tecnico, schede tecniche che illustrino le varie misure possibili applicabili nei processi con cui ha a che fare, su cui è coinvolto. E gli addetti produzioni analogamente avranno bisogno di materiali tecnici e materiali che in qualche modo possano supportare gli addetti al processo di produzione a migliorare il proprio comportamento energetico. Quindi una piattaforma che sulla base anche delle figure che accedono potrà restituire contenuti di tipo differente. Tutti i contenuti sono raggruppati in tre aree: l'efficienza energetica, che appunto distingue i contenuti per tipologia di processo, attrezzatura o tecnologia di riferimento; l'ambito cultura energetica, di cui parleremo oggi, che contiene appunto materiali sul comportamento energetico in azienda; e il tema sostenibilità degli acquisti con strumenti finalizzati appunto a fare efficienza energetica sul processo di approvvigionamento, quindi valutare e scegliere prodotti e servizi anche attraverso un'analisi del loro impatto e della loro performance in termini energetici. La piattaforma è articolata in due aree: un'area personale in cui l'utente inserisce i dati dell'azienda, alcuni dati energetici di partenza, sulla base dei quali il sistema restituisce, personalizza i contenuti, quindi sulla base dei quali dall'area risorse vengono filtrati i contenuti per l'appunto personalizzati e customizzati. Sulla sinistra vedete l'area riservata agli utenti, come si costituisce, quindi una sezione in cui si inseriscono i dati aziendali, una sezione in cui si inseriscono alcuni dati energetici che riguardano sia i consumi per poterli monitorare nel tempo attraverso dei sistemi di visualizzazione, dei cruscotti accessibili attraverso la piattaforma, sia le misure di efficienza già pianificate o già implementate per poter poi anche valutare visivamente l'efficacia delle misure identificate rispetto all'andamento dei consumi. Le risorse sono di varia natura, abbiamo documenti, sono più di 200 documenti in totale, che comprendono presentazioni anche modificabili da parte dell'utente su vari aspetti, tra cui ad esempio i risparmi energetici associabili ai singoli processi o le singole tecnologie, delle schede tecniche che descrivono le misure di efficienza energetica, dei casi aziendali, dei test utili ad esempio in attività di formazione per valutare l'efficacia delle attività formative dei vari addetti, dei questionari di indagine sul tema comportamento energetico e poi degli strumenti di supporto come checklist, fogli di raccolta dati o altri strumenti che permettono di supportare ad esempio attività di analisi energetica a livello aziendale.
La piattaforma ha l'indirizzo che vedete, quindi è accessibile digitando it.impavat.com, che è la versione italiana della piattaforma. Tutti i contenuti sono in italiano. Scusate. Ed è sufficiente registrarsi creando il proprio profilo aziendale. Fatto questo, si apre una sezione che si chiama Il mio Impavat, in cui è possibile appunto accedere ai vari contenuti. Qui vedete una schermata di quella che è la home page, in cui sulla sinistra si trova una guida scaricabile che permette di accedere guida attraverso le principali funzioni della piattaforma. Sulla sinistra una maschera dove è possibile filtrare a livello generale le varie misure e i vari documenti inclusi nella piattaforma, e sulla destra una maschera dove è possibile appunto accedere o registrarsi. Andando su Registrati ora si apre un'altra maschera che è fatta in questo modo, dove si inseriscono i classici dati per aprire un account e il ruolo aziendale, che già permette di avere una prima scrematura dei contenuti. Dopodiché il passaggio successivo è quello di creare il profilo aziendale con due livelli, un livello di configurazione base iniziale e un livello di configurazione avanzata, che è subito successivo, che permette appunto di completare il profilo e poter ottimizzare l'utilizzo della piattaforma in funzione delle caratteristiche dell'utente e dell'azienda. Ora, venendo al tema di questo webinar, cosa intendiamo per cultura energetica? Una possibile definizione è quella che mette insieme la politica energetica definita dall'organizzazione, tipicamente dalla direzione, con i comportamenti energetici degli addetti. Quindi un insieme di fattori che tra di loro concorrono a formare quella che è la cultura energetica aziendale. Quindi un insieme di aspetti che devono essere valutati e che nel progetto Impavat abbiamo cercato di mettere in ordine per costruire anche un percorso di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso il miglioramento della cultura energetica aziendale. Nell'ambito lavorativo, ovviamente, gli aspetti che influiscono sulla cultura aziendale sono diversi. Tendenzialmente ci sono dei fattori limitanti rispetto a quello che è, ad esempio, il contesto residenziale. Per fare degli esempi, è un ambiente dove tendenzialmente le attitudini personali o le motivazioni trovano meno spazio rispetto a un altro contesto. Il focus è sul lavoro, non è su attività differenti come può avvenire in un contesto residenziale. Molto rilevanti sono gli aspetti organizzativi, che ovviamente rappresentano dei vincoli. La proprietà dell'immobile spesso non è di chi esercita l'attività, ma di altri soggetti, quindi questo è anche un vincolo da un punto di vista di ciò che si può fare per migliorare l'efficienza energetica delle attività. I costi tendenzialmente sono coperti dall'azienda, quindi non direttamente dal singolo utente. Gli effetti del comportamento, per esempio, del comportamento virtuoso che si può avere da un punto di vista energetico, sono ridotti rispetto a quanto può avvenire in un contesto diverso. Aggiungiamoci che, ad esempio, il codice di abbigliamento è diverso, e quindi questo fa sì che anche in termini di comfort i requisiti che bisogna rispettare siano diversi. Tutto ciò fa sì che ovviamente ci troviamo in un contesto che presenta dei vincoli diversi rispetto a quello che è il contesto residenziale. Nel progetto, l'approccio che è stato pensato per sviluppare un percorso di miglioramento della cultura energetica è basato su tre fasi: una fase iniziale di analisi della situazione tramite un questionario, una seconda fase di valutazione del livello di maturità della cultura energetica rispetto a cinque aspetti, cinque pilastri che andiamo a vedere, e poi l'individuazione di azioni che vengono suggerite per migliorare la cultura energetica rispetto a questi cinque pilastri. Azioni che poi possono essere implementate, ovviamente, attraverso il supporto
degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma IMPAVAT. Quindi un percorso basato su tre fondamentali passaggi che si possono attuare attraverso appunto la piattaforma stessa. Il questionario appunto analizza cinque aspetti, o meglio da 3 a 5 a seconda della tipologia di utente. Questi cinque sono sia legati direttamente alla realtà aziendale ma anche al contesto. Quindi quali sono gli aspetti che possono avere influenza sul comportamento energetico? Lo stile di vita della persona, quindi qual è l'approccio della persona più generalmente alle tematiche ambientali, quali sono le sue abitudini culturali, il livello di consapevolezza circa quelle che sono le tecnologie e le attrezzature presenti in azienda e quali sono gli aspetti che portano a consumare energia, qual è l'attuale comportamento energetico in azienda, qual è il contesto con cui interagisce la persona, che può essere più o meno favorevole, e qual è la percezione delle barriere, degli ostacoli da parte del singolo utente che va a compilare il questionario e partecipare all'indagine. I questionari, dicevo, sono due, perché due sono i target. Possiamo avere un questionario per l'energy manager, che quindi è un questionario di autovalutazione su 5 pilastri e 20 domande, e un questionario un po' più snello per gli addetti, basato sulla valutazione di 3 pilastri e 12 domande. Complessivamente, il percorso, l'indagine avviene attraverso questi passaggi. Quindi sulla sinistra vedete il questionario che viene sottoposto agli addetti o direttamente compilato dall'energy manager, i quali compilano il questionario che viene poi elaborato aggregando le informazioni a livello di azienda e restituendo un risultato visibile all'energy manager di punteggio rispetto ai 5 pilastri che abbiamo visto prima. Questi risultati sono poi utilizzati da Mr. Energy, dall'energy manager, per implementare un piano d'azione, quindi il sistema restituisce una serie di azioni che possono essere inserite all'interno di un piano di miglioramento della cultura energetica, idealmente su 12 mesi, quindi con una scansione anche temporale delle azioni, sulla base del quale, al termine del quale, poi potrà essere avviata una nuova indagine, sempre tramite la piattaforma, e quindi verificare lo stato di miglioramento della cultura e eventualmente impostare delle nuove azioni, quindi un nuovo ciclo di indagine e valutazione. Qui vedete molto molto schematicamente come funziona il tutto, quindi la matrice che è il cuore un po' di questo sistema fornisce per ognuno dei 5 pilastri un livello di valutazione di punteggio che può essere medio, basso, medio o alto, al quale sono associate diverse azioni. Quindi sulla base del punteggio conseguito per ogni pilastro fornisce, sulla base di preimpostazioni, delle azioni suggerite variabili sia in numero che in priorità. Quindi in base al risultato, a livello aziendale, terminata l'indagine, io avrò una serie di azioni suggerite che potranno essere realizzate attraverso anche i materiali, con l'utilizzo dei materiali presenti sulla piattaforma. Qui vedete rappresentato in modo diverso quello che ho appena illustrato, quindi come funziona la matrice, quali sono gli output. Complessivamente abbiamo a disposizione 30 diverse azioni, sia per quanto riguarda gli energy manager che per quanto riguarda gli addetti, ovviamente azioni di tipologia differente. Ecco, venendo alle azioni, nel progetto diciamo sono state identificate quattro linee guida che hanno un po' guidato appunto la scelta e l'individuazione delle azioni e delle misure. La prima è l'importanza di rendere semplice il risparmio energetico.
Credo che questa sia un'esperienza che un po' tutti abbiamo fatto nei vari contesti, cioè l'importanza che il singolo sia messo in condizione di poter operare in modo energeticamente efficiente senza dover fare salti mortali. In questo senso anche è importante che i sistemi energetici siano in qualche modo più possibile indipendenti dal comportamento energetico, almeno alcuni, in termini di regolazione degli spegnimenti, delle accensioni, di quelli che sono i sistemi più presenti all'interno degli edifici. È importante che i corretti comportamenti siano visibili, siano resi visibili, quindi favorire la condivisione di idee tra gli addetti, il confronto sui risultati raggiunti. È importante anche fornire il supporto necessario sia in termini di strumenti ma anche in termini di condivisione degli obiettivi, che devono essere chiari per tutti quelli che sono coinvolti dal percorso di miglioramento. E poi ovviamente è importante che le indicazioni fornite siano efficaci e siano possibilmente personalizzate su quelle che sono i ruoli e le mansioni presenti in azienda. Quindi le informazioni e le istruzioni devono essere il più possibile puntuali e operative, facendo ricorso anche a strumenti magari nuovi, innovativi, che poi andremo a vedere. Alcuni esempi per stimolare un corretto comportamento energetico: è innanzitutto importante fornire infrastrutture e dispositivi che siano efficienti. Questi sono solo alcuni esempi per dire come, ad esempio, se parliamo di illuminazione, se parliamo di attrezzature come i PC, i risparmi conseguibili anche solo modificando la tipologia di impianti e di attrezzature è significativa. Si parla di diverse migliaia di euro semplicemente intervenendo sul tipo di PC. Ormai questo, diciamo, è un problema che in tempi di smart working si andrà, credo, automaticamente a superare, ma l'uso di laptop, di portatili, è significativamente, energeticamente, decisamente migliore rispetto all'utilizzo del classico PC fisso con monitor. L'ottimizzazione dei controlli, quindi dove possibile utilizzo di rilevatori di presenza nelle aree dove c'è meno frequentazione, utilizzo delle modalità di stand-by su tutte le attrezzature che ne dispongono e impostazione, ad esempio, ottimizzata del funzionamento dei sistemi di climatizzazione, sia per quanto riguarda i tempi, ma ad esempio anche per quanto riguarda il flusso dell'aria o l'impostazione delle temperature, sia nei periodi di utilizzo dell'edificio che in quelli di non utilizzo. Importante, teniamo presente che le persone contano, cioè bisogna capire che le predisposizioni delle persone che ci troviamo davanti non sono spesso le stesse e non possiamo presumere che tutte abbiano le stesse conoscenze che ci aspettiamo. Tendenzialmente dobbiamo immaginare che gli addetti cercheranno di utilizzare i dispositivi in modo più passivo, proprio perché sono focalizzati magari su altro che non è risparmio energetico. Tenderanno a privilegiare opzioni facili, veloci, quindi non necessariamente saranno tutti altamente motivati a fare risparmio energetico, così come è importante evitare che si creino condizioni di disagio, perché in queste condizioni si creano delle situazioni in cui è difficile per le persone attuare azioni di risparmio energetico. Facciamo l'esempio dell'utilizzo, ad esempio, delle tapparelle per schermare la luce solare. Quando si crea una condizione di disagio può essere già tardi e si crea una situazione per cui il comportamento energetico corretto può non essere favorito. Come quindi rendere il risparmio energetico accessibile? Alcuni esempi possono essere facilitare. Questo è un piccolo intervento, ma spesso può essere significativo, favorire lo spegnimento delle prese multiple
che spesso vanno a finire sotto i piedi, sotto i cassetti, sotto le scrivanie, può essere fatto ad esempio attraverso dei pulsanti che lo rendono più immediato. Utilizzare lampade personali dove possibile vicino alle postazioni, rendere visibili i termostati per la regolazione della temperatura ambiente, che spesso finiscono dietro gli armadi piuttosto che dietro le piante o dietro i dossier. Utilizzare sistemi per la protezione dalla luce solare. Anche qui devono essere il più possibile facili da impiegare e funzionali. Ecco, la parte importante, un'altra parte importante è l'informazione, quindi come utilizzare i sistemi all'interno dell'edificio in modo efficace, quindi gli addetti devono conoscere anche gli spazi che frequentano durante la giornata, cosa devono fare a fine della giornata, cosa devono spegnere, come si può limitare il consumo energetico terminata la giornata di lavoro. Dicevamo conoscere l'edificio, quindi cos'è che è efficace in termini di risparmio energetico e cosa non è efficace, e in qualche modo conoscere lo spazio occupato un po' come lo si farebbe a casa. Peraltro il tempo trascorso in ufficio o sul posto di lavoro è spesso significativo. E poi dicevamo le informazioni devono essere specifiche e più possibile associate alle singole modalità operative. Ad esempio l'utilizzo di immagini per ricordare un comportamento energeticamente corretto, il classico interruttore on-off per ricordare dove c'è necessità di utilizzare un interruttore, visualizzare ad esempio attraverso grafici magari utilizzati spesso più per analisi energetiche ma utilizzabili anche in altre situazioni, ad esempio un grafico che faccia vedere, che ricordi responsabile manutenzione o più in generale agli addetti produzione l'importanza di fare efficienza sul processo di generazione e distribuzione dell'aria compressa, qual è la percentuale di perdite di energia che si può verificare per inefficienze. Grafici che illustrino o negli spazi comuni o nelle reception per far vedere anche eventualmente a clienti, fornitori, qual è l'impegno preso e il risultato raggiunto, come sono migliorate le prestazioni o semplicemente come stanno cambiando le prestazioni a livello di miglioramento dell'efficienza, oppure nei casi più particolari delle segnalazioni anche luminose che permettano ad esempio di dare un'allerta all'addetto quando il consumo energetico, il livello di consumo energetico nel caso ovviamente ci sia un monitoraggio specifico sull'attrezzatura o sulla postazione, abbia raggiunto i livelli fissati. Importante favorire la comunicazione tra gli addetti. Questa è un'altra azione, un'altra misura possibile. La figura cosiddetta dell'attivista energetico, possiamo dirla così, quindi figure che all'interno di un gruppo di lavoro o nell'ambito di un determinato spazio si facciano carico, siano incaricate di sensibilizzare i colleghi dopo essere state ovviamente adeguatamente formate e informate e condurli a comportamenti virtuosi o raccogliere quelli che sono gli spunti e le domande che possono arrivare relativamente al tema energia. Analogamente, in alcune aziende si è sperimentata, tra virgolette, la figura dell'energy detective, quindi la figura che, anche qui un po' richiamando delle soluzioni basate sul gioco, è responsabile di individuare gli aspetti e gli atteggiamenti che dal punto di vista energetico presentano delle inefficienze. Può essere anche un modo per coinvolgere figure più giovani che spesso hanno delle prospettive diverse da chi magari già lavora da 15-20 anni in un ambiente di lavoro, sono orientate per loro natura al futuro, a raggiungere dei traguardi e capiscono spesso anche il valore delle piccole azioni rispetto a un progetto più complessivo.
non dimentichiamoci poi che spesso sono le figure più giovani anche a essere capaci di comunicare anche internamente in modo molto, molto efficace. Quindi una figura che potrebbe anche essere coinvolta da questo punto di vista all'interno dei processi aziendali. Ecco, le cosiddette gaming solutions, quindi soluzioni che attraverso semplici giochi, anche se si tratta di giochi seri da questo punto di vista, quindi serious game come si definiscono in inglese, sono in grado di coinvolgere gli utenti in modo più proattivo, quindi farli partecipare, renderli partecipi rispetto al tema dell'efficienza, responsabilizzandoli anche attraverso appunto delle soluzioni di gioco. C'è una, qui ho inserito il link, è una di un video molto interessante, ad esempio di una app sviluppata dall'Università della Pennsylvania, che ha sostanzialmente sviluppato un gioco dove il consumo energetico che viene monitorato in corrispondenza delle singole postazioni viene tradotto, oltre che in grafici che permettono di visualizzare il consumo energetico nel tempo, viene anche tradotto in una nella figura di un chicken, di un pollo che a seconda di quando è il consumo energetico registrato ingrassa o dimagrisce. Quindi un modo anche per che l'operatore abbia in diretta la percezione di quello che il suo comportamento energetico ha come riflessi, in questo caso attraverso appunto questa figura, ma ce ne sono molte di queste app anche disponibili su internet. Se volete farvi un'idea, può essere interessante approfondire un po' questo tema. Questi grafici fanno vedere comunque che negli esperimenti fatti il risparmio energetico è stato comunque significativo ed è spesso proseguito anche successivamente alla conclusione dell'esperienza di Serious Game. Quindi i benefici sono poi stati anche protratti nel tempo. Ecco, l'importanza di coinvolgere gli addetti è fondamentale. C'è una citazione di un, se ricordo bene, un vescovo irlandese del Settecento, che se un albero cade nel bosco e nessuno lo sente, fa rumore. Cioè, se io ho realizzato un risparmio energetico e non lo comunico, è come se non lo sapesse nessuno, è come se non ci fosse, è come se non fosse percepito. Quindi importante all'interno dell'organizzazione, per migliorare la cultura energetica, innanzitutto definire gruppi di utenti, quindi non tutti possono avere gli stessi obiettivi e prendere gli stessi impegni in termini di risparmio energetico, anche perché hanno ruoli e mansioni e competenze differenti. Devono essere definiti indicatori comprensibili e specifici per i gruppi di utenti. È importante fornire un feedback, quindi quando c'è un miglioramento o una variazione dell'efficienza misurata e misurabile, restituire un feedback a chi ha partecipato al percorso di miglioramento, pianificare e fare comunicazione interna e quindi coinvolgere attivamente i vari addetti. Questo può essere fatto attraverso newsletter interne dedicate, piuttosto che manifesti, locandine, qui vedete alcuni esempi, piuttosto che ad esempio, dipende poi ovviamente sempre dal tipo e dalle dimensioni dell'organizzazione, però nominare ad esempio una figura che è il campione dell'energia o qualcosa di simile, magari facendolo coincidere con ricorrenze ormai ben note come l'Energy Week che si tiene ogni anno per una settimana, cassette di suggerimenti, utilizzare incontri più o meno formali e più o meno sistematici col personale dedicati al tema dell'energia, in cui discutere affrontando magari proprio il tema del miglioramento delle performance registrato e raccogliendo e condividendo anche spunti di miglioramento. Sempre parlando di coinvolgimento,
è importante, quando si restituiscono i risultati, confrontare le prestazioni tra gruppi e contesti simili. Quindi, una volta definiti i gruppi di utenti, definire anche dei consumi di riferimento che tengano conto delle varie variabili e permettano di motivare tutti correttamente. Per fare un esempio, vedete qui in alto, in questa slide, i risultati di una misurazione di consumo energetico mensile in un edificio. Il risultato è stato un peggioramento del 4,5% rispetto al consumo di riferimento, ma se poi andiamo a vedere piano per piano qual è stato il risultato, qui si tratta di tre piani di un edificio, si vede che in realtà c'è chi è stato più virtuoso e ha ridotto del 20% il consumo e chi invece non lo è stato. Quindi in qualche modo fa parte del meccanismo importante che è quello di disaggregare anche il dato e differenziarlo, mettendo anche un pochettino in risalto come i vari gruppi di utenti all'interno dell'organizzazione, i vari gruppi di addetti si sono comportati e come hanno contribuito al miglioramento dell'efficienza. Il punto di arrivo dovrebbe poi essere sempre, ma questo come in tutti i sistemi di gestione, arrivare anche per la gestione dell'energia a sistematizzare il contributo del personale. Quindi queste iniziative, che possono anche essere solo spot, nel momento in cui rientrano nel ciclo di miglioramento delle prestazioni complessivo, qui parliamo ovviamente di energia, diventano parte di un ciclo che fa dell'identificazione delle opportunità di miglioramento anche attraverso la collaborazione dei dipendenti un momento importante nella gestione dell'organizzazione e nella gestione dei processi di miglioramento. Ecco, i workshop interni sono un'altra possibile azione, un'altra possibile modalità di coinvolgimento, perché da qui possono nascere idee. Questo spesso avviene non soltanto sul tema dell'energia, ma anche su tanti altri temi e momenti che interessano le organizzazioni. Questi possono essere specifici per gruppo di lavoro piuttosto che invece trasversali. Possono essere finalizzati a fare raccolta di idee sotto forma e modalità di brainstorming piuttosto che invece tramite quiz. E possono essere periodici, anche molto brevi, oppure dei workshop invece un po' più articolati su tematiche tecniche o su problematiche di carattere organizzativo. Per esempio, una modalità possibile è quella della Energy Night Walk, o comunque possiamo definirla un momento in cui si coinvolgono direttamente gli addetti dove ci sono situazioni di forte consumo, soprattutto nei periodi in cui le attività sono ferme, quindi normalmente nel periodo della sera, della notte, quando non ci sono turni, per fare percepire anche attraverso proprio delle misurazioni direttamente, percepire qual è quel consumo di base, quello zoccolo di consumo energetico non correlato alla produzione, che spesso è molto significativo. Questo fa sì che ognuno in qualche modo si interroghi anche su quello che può essere il suo contributo a ridurre queste tipologie di consumi e di inefficienze che sono spesso presenti all'interno dell'organizzazione. Ecco, questa era un po' una presentazione di quello che è il tema cultura energetica e di quello che è possibile trovare all'interno della piattaforma. Io direi, se ci sono delle domande, le possiamo raccogliere, o curiosità. E nel frattempo io vi ricordo che ovviamente vi invito a registrarvi sulla piattaforma
it.impavat.com e a testarne il funzionamento. Per noi è importante anche avere un feedback da parte degli utenti anche sui contenuti, e siamo a disposizione sia per supportarvi nella registrazione se ci fossero difficoltà e sia per darvi ulteriori informazioni. Vi ricordo anche che c'è la possibilità per un certo numero di aziende, se interessate, di ricevere una visita in azienda direttamente, sia per supportarvi nell'utilizzo della piattaforma, sia per approfondire eventualmente delle specifiche misure che possono essere di vostro interesse. Quindi attraverso l'utilizzo della piattaforma poter poi intraprendere autonomamente un percorso di miglioramento energetico della vostra organizzazione e quindi realizzare, oltre a questo, anche un check-up energetico in cui identificare insieme possibili misure di efficienza che potrebbero essere di vostro interesse. Ok. Non vedo domande, quindi io vi ricordo ancora che il prossimo webinar, mercoledì prossimo sempre alle 16, sarà sul tema dell'analisi di ciclo di vita, quindi LCA e certificazioni ambientali per quanto riguarda i processi di approvvigionamento. Sempre alle 16 è possibile ovviamente registrarsi esattamente con le stesse modalità. Qui trovate in questa slide i miei riferimenti, quindi per informazioni o per altro mi potete scrivere direttamente, sarò ben lieto di potervi dare ulteriori informazioni e a questo punto vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento. Grazie.